Con la dichiarazione finale il G7 ribadisce chiaramente il suo impegno compatto per difendere il sistema internazionale di regole che è basato sulla forza del diritto, sistema che è stato messo in discussione, che è stato messo a repentaglio con la guerra d'aggressione russa all'Ucraina, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti, perché i focolai di crisi nel mondo continuano a moltiplicarsi. Differentemente da quanto qualcuno sperava o da quanto qualcuno preconizzava, intendiamo continuare a sostenere l'Ucraina e abbiamo anzi scelto di rafforzare il nostro impegno e le diverse linee di azione con un approccio che continua a essere a 360 gradi per aiutare la nazione aggredita a guardare al futuro. Il G7 ha ribadito questo impegno, ha raggiunto l'accordo che era tutt'altro che scontato per un sostegno finanziario aggiuntivo di circa 50 miliardi di dollari collegato agli extra profitti derivanti dall'immobilizzazione dei beni russi. Si tratta di un passaggio politico fondamentale, di un accordo dal significato estremamente importante che ora chiaramente dovrà essere definito dal punto di vista tecnico nelle prossime settimane, tenendo soprattutto tenendo presente il quadro di riferimento già adottato a livello di Unione Europea. Confermare il nostro sostegno all'Ucraina per il tempo che sarà necessario rimane anche la condizione sine qua non per avviare qualsiasi iniziativa diplomatica per la soluzione della crisi, anche questo voglio ribadire, cioè la precondizione lo è dall'inizio per qualsiasi soluzione di pace.